Due nuove commissioni, una dedicata allo sport e l'altra al decentramento. I membri di ciascuna passano da 12 a 7 in un'aula irriconoscibile. Fra distanze sociali e regole applicate alla lettera, Piazza della Stazione Vecchia ha ripreso parzialmente l'attività istituzionale dopo l'emergenza Covid-19. Fra i presidenti di commissione confermati ci sono Alessandro Nasetti, presidente commissione servizi sociali, e Raffaele Presta, che tornerà ad occuparsi dei lavori pubblici. Ah, di nuovo presidente? Di nuovo presidente. Soddisfatto? Per i cittadini, sembra scontata la risposta. Ma sì, comunque sono soddisfatto, a me piaceva fare quello che facevo, spero di continuare con profitto. Allora, presidente? Sì, presidente di una commissione politiche sociali, tutte donne, quindi spero di non deluderle e spero che si possa continuare a fare un bel lavoro come si è fatto fino adesso. Con l'occasione ha fatto il suo battesimo istituzionale anche il nuovo consigliere Giuseppe De Martino, subentrato al posto del leghista Mantuano. Io sono entrato nel gruppo misto in quanto sono associato a Vox Italia da oramai quasi un anno. E sono stato eletto con i voti del Movimento 5 Stelle, ma poi per diversità di vedute mi sono allontanato. Rimarranno comunque impresse le immagini dell'aula Massimo di Somma, semideserte per via dell'emergenza sanitaria, con i consiglieri fuori dalla porta invitati ad entrare per il voto uno alla volta. Ancora in realtà non si torna alla normalità. Noi abbiamo sollecitato più volte il presidente del consiglio del municipio affinché si faccia portavoce del fatto che è necessario che i consigli riprendano in aula consigliare. Purtroppo le videoconferenze non permettono soprattutto all'opposizione di lavorare come si deve. Ma oggi intanto è un giorno importante perché finalmente ricomponiamo le commissioni che si erano bloccate per un impasse dovuto a una lettera del segretariato verso il direttore, quindi dopo due commissioni trasparenza in Campidoglio e l'attività, diciamo, anche dell'opposizione ma anche della maggioranza, siamo riusciti ad avere la possibilità di fare le commissioni. Venire qui a votare sicuramente è una gioia perché siamo pure noi in lockdown da remoto da mesi, chiediamo anzi quanto prima di poter rifare anche consigli in aula. L'aula in questa situazione sicuramente anomala che entrerà a far parte della storia di questo territorio e di questa pandemia. Un ingresso, quello della stampa, oggetto di un piccolo chiarimento iniziale con la presidente del consiglio municipale, ma confermato e garantito nella sua legittimità dalla presidente del municipio Giuliana Di Pillo e dal direttore dello stesso municipio. Fate attenzione a stare distanti, okay. Fare le riprese. Nello spazio stampa o nello spazio? Nello spazio pubblico. Ok. Nello spazio, okay. Perché sono parente nei banchi. Fate tutto quello che volete, se c'è da voi fate attenzione alla sua vista. Assolutamente. Un intervento che, seppure nel giusto e rigoroso rispetto delle regole, ha così permesso lo svolgimento dei lavori e l'esercizio della democrazia anche attraverso la presenza della stampa. Segno, anche questo, di un passo importante verso il ritorno graduale e prudente verso la normalità.